Buongiorno a tutti, oggi impareremo come aiutare una voce su Wikipedia. Le voci da aiutare sono voci segnalate come troppo brevi, anche per essere abbozzi, e quindi che hanno bisogno di aiuto. In caso contrario, possono essere cancellate dopo 10 giorni dalla posizione dell'avviso. Le voci da aiutare sono tutte raggruppate nella categoria Aiutare. E poi divisi in sottocategorie per argomento o per mese. Noi andiamo a cercare una biografia. Mary Seacole. In alternativa si possono anche aiutare o meglio integrare le voci che sono abbozzi. In questo caso si trovano nella categoria Stub, che significa bozza in inglese. Rispetto alle voci da aiutare, le voci classificate come abbozzi sono molte, molte di più. Ad esempio, vediamo che le biografie sono svariate decine. E poi ci sono anche le sottocategorie per nazionalità, eccetera. Sono voci un pochino più complete delle voci da aiutare. Quindi oggi ci concentriamo sulle voci da aiutare. Per esempio, Mary Seacole, andiamo a fare una ricerca su Google per controllare che sia una persona sufficientemente rilevante, quindi enciclopedica. E vediamo che oltre ad avere una voce in inglese su Wikipedia e in italiano, poi c'è una pagina dedicata a lei sulla BBC, sull'Enciclopedia Britannica, ha un proprio sito internet, Nat Geo. Bene, è una persona sufficientemente rilevante, enciclopedica. Andiamo a leggere che cosa dice la voce, che istituì il British Hotel durante la guerra di Crimea. Da una ricerca su Google, quindi abbiamo detto, la BBC parla di lei e possiamo per esempio mettere questa pagina come fonte per le date di nascita e di morte, oltre che per molte altre informazioni. Vediamo. Copiamo l'URL. Andiamo in modifica wiki testo e aggiungiamo alla fine del template bio, che è questa parte che, come vediamo, genera l'unica frase che c'è, è generata dal template bio, e noi inseriamo qualche fonte. Per inserire le fonti è sufficiente cliccare qua, e all'interno di queste parentesi che sono comparse inserire l'URL della mia fonte. Poi in realtà il modo corretto per citare una fonte è un pochino più complicato, ma questo è sufficiente. Visualizziamo anteprima e vediamo, ecco, che il nostro inserimento qui appare come semplicemente un numero e qui in fondo c'è il riferimento completo. Per farlo apparire non in fondo, ma dove vogliamo noi, dobbiamo fare questo, inserire il paragrafo note e poi references. In questo modo la nota appare qui dove abbiamo inserito il paragrafo e non in fondo. Questo è l'ordine corretto. Va bene, poi nella pagina della BBC, per esempio, vediamo che Mary ha imparato a fare l'infermiera dalla madre, che aveva un'infermeria per soldati, e Mary era una meticcia e quindi aveva pochi diritti civili. Questo, per esempio, possiamo scriverlo non copia incollando dalla pagina della BBC, ma riformulando il pensiero, riformulando l'informazione.
abbiamo detto. Ecco, spostato la menzione della nota qui perché è riferimento a questa frase e a quanto la precede. Passiamo a un'altra fonte. E qui, come precedentemente, inseriamo la fonte. Siamo un'altra fonte che abbiamo trovato, l'Enciclopedia Britannica. Qua vediamo che nel 1857 pubblica la sua autobiografia con questo titolo. Possiamo scriverlo. Il titolo lo mettiamo in corsivo. E mettiamo anche il link proprio al libro. Qui vediamo per esempio che la madre di Mary era un'esperta di medicina tradizionale giamaicana. Questo possiamo inserirlo. Vediamo un po', qua è tutto a posto, possiamo salvare la voce, inserisco fonti, ora vediamo che la voce ha un po' più di informazioni al suo interno e diverse fonti, quindi possiamo come ultima cosa togliere il template di avviso aiutare. E magari sostituirlo con S che indica una voce a stato di abbozzo, ma comunque di dimensioni sufficienti da rimanere in Wikipedia. E abbiamo imparato come aiutare una voce in Wikipedia.